Ciao a tutti amici di Spump in Auto e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti ufficialmente in questo quarto episodio dell'Irox in collaborazione con Malossi. E i video vi stanno piacendo tantissimo e sono super contento. Questo progetto sta andando super bene. Almeno per adesso sta andando tutto liscio, sembra incredibile, stranamente. Se vi piace questa serie, supportarla è facilissimo. Nessuno vi chiede un euro. Vi invito ad iscrivervi al canale, a cliccare il tasto rosso sotto, perché è davvero fondamentale. Ormai siamo a 240 e oltre 1000 iscritti e l'idea è di arrivare a 300.000. Anche perché con Malossi stiamo organizzando un secondo progetto tra un pochino di tempo e non vorrete mica perdervelo. Sarà croccante come questo. E buongiorno Frank. Buongiorno. Come stiamo? Bene, dai. E sul banco ci sono già. Esattamente, perché quello che ancora non sapete, o meglio solo parzialmente, è che le carene sono totalmente pronte. Vi faccio vedere qualche passaggio in verniciatura. Dopo vi spoilerò il risultato finale. Primissima cosa di questo quarto video dello Yamaha Irox è montare appunto le gomme sui cerchi. Montiamo su cerchi e gomme in modo che possiamo rimetterlo sul banco e poi iniziamo a lavorare. Finalmente abbiamo i cuscinetti giusti e siamo riusciti a raccattare della misura appunto del cerchio del Phantom, ma con il mozzo dell'Irox. Insomma, è stato abbastanza difficile riuscire a trovarli. Bella croce non rovinare il cerchio. Provaci Frank, dacci un colpo. No, cioè non dargli. Finalmente cerchi e gomme montate, potete vedere lo splendore. Frank è già all'opera per mettere il rubinetto sul serbatoio originale. Stiamo facendo anche un altro lavoro, vedete che Franco adesso lì sta preparando il sottosella originale dell'Irox, perché fondamentalmente, avendo il collettore dritto con il carburatore posizionato sopra la ruota, il sottosella originale ovviamente non ci sta e quindi dobbiamo tagliare. Sono avvolgicapi per eccellenza, non sono neanche bravo. Guarda Roby, registra l'inculata di Frank, che attacca qui la bobina e il sottosella che va proprio sopra la vite del... Ma Frank, no, quanto è nostro? No! Comunque, Michael se n'è andato, mi ha lasciato qua a me a lavorare da solo e niente, io adesso devo allungare i cavi, ma arriverà subito. Michael! Oh. Arriva. Che succede? Era uno scherzo. Allora, piccolo aggiornamento pomeridiano. Stiamo facendo tutti i collegamenti elettrici, che sono pochi rispetto appunto a quello di serie dell'Irox, però in realtà non sono neanche così pochi, perché oltre a uscire dall'accensione, bobina e centralina, quindi cavi dedicati che bisogna posizionare, la bobina l'abbiamo posizionata qui al telaio e la centralina la posizioneremo nel sottosella, in modo che avremo i settaggi tutti a disposizione da poter fare in pista in maniera molto più facile alzando la sella. Abbiamo anche qualcos'altro di elettronico, abbiamo appunto lo staccamano massa e stiamo facendo qualche salto mortale per attaccare al manubrio dove deve stare. E poi Franco ha costruito questo pulsante qua bellissimo, che va nel diciamo tappo di serie dello scudo appunto dell'Irox, che sarebbe il pulsante di accensione della pompa elettrica dell'acqua. Non è più come quella appunto originale dell'Irox, che è collegata al volano, ma che è una pompa totalmente indipendente collegata alla batteria, che quindi va accesa quando si accende lo scooter e che è ad altissimo flusso. Ma in tutto questo Frank, quante madonne hai tirato per questi collegamenti? Vabbè, poi anche dirlo in maniera... No, vabbè, dai, non tanto. È dai, giusto. Un pochettino, ci vuole pazienza e tempo. Mi piace. Intanto è arrivato anche Loris. Loris, ti piace? Buongiorno. Ehi, buongiorno. Bello, bello. Essere una bolla. È arrivato il momento di mandare lo scarico.
Adesso è bello nuovo, ma tra poco non lo sarà più. Ma per niente proprio. Vedete qui come è bello pulito? Mai più lo vedrete così. Andiamo sotto. Oh, ehi, ciao. Allora, molla numero uno. Andiamo. Oh, Frank, ma per chi mi hai preso? Guarda, te la metto pure rovescia. Vai di là, vai di là. Ah, va, Frank. Frank, ma per chi mi hai preso? Guarda che andavo in giro a rubare le marmitte. Vieni, vieni, Roby. Siamo arrivati alla fase in cui dobbiamo andare a prendere le carene. Quindi ve le spoilero. Guarda. Questo è un passo inosservato. Proprio no, ma proprio no. È un rosso fluo con cui, se mai dovessi verniciare il Subaru, giuro che lo farei così. Fa male agli occhi praticamente. Prendiamo tutto questo per montare lo scudo. E via! Procediamo a montare il cupolino. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Hey, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb. Senti, Frank, oh, ci diamo un po' per piacere. Vedete Frank mentre chiude il tappo? Giorno 2! Infatti abbiamo cambiato l'outfit e finalmente lo scooter è pronto! Un pochino di acquetta, Frank, mica che rimaniamo a fere. Abbiamo fatto veramente tutto quanto, montato parzialmente le carene. La sella, come vedete, non c'è, proprio perché la stiamo rifacendo, quindi con calma rifaremo anche questa. Lo scudo davanti, almeno per adesso, non lo montiamo. Vedete Frank che sta mettendo l'acqua nel radiatore, perché vogliamo controllare le temperature di esercizio, ovvero vedere se si muove l'acqua bene, se la pompa funziona e se è tutto a posto. Ovviamente il sottopedana, che sarà giallo, non ha ancora senso montarlo, perché tanto lo scooter è ancora in fase di assemblamento, non assembramento. È tutto pronto, dottore? Bestiale, non so se in video riflette così tanto, ma fa male agli occhi. Pompa dell'acqua l'abbiamo accesa, si sente anche che gira. Benzina l'abbiamo aperta. Siamo pronti? Prima pedalata. Tutto è pronto, tutto è settato. I ragazzi sono carichi. Oye, lo devo fare. Tutto il resto lo vedrete nel prossimo episodio, tutto quanto. Iscrivetevi al canale perché è veramente qualcosa di leggendario. Io non so davvero cosa dire. Noi ci mettiamo mano. Nel quinto episodio lo vedrete finalmente come lo vorrei. Ci vediamo nel prossimo video. We rockin' this contagious, monkey business outrageous. Just confess your girl admits that we the shit. FRESH, we fresh, DEF, that's right, we different. We definite, BEP, we reppin' it. So, turn me up, turn me up, turn me up.